David, Franco e Roland. Franco soffriva di personalità. Gli arrivò una cartolina da parte di Franco 126. Che era disperato. Che era disperato. Deciso di andare nello spazio. Sono Dread, raga. Sono Dread, raghi. Fanculo il guanciale, solo zucchine dovete mangiare, capito? Bella regà, qui i Boozers. E siamo qua in questo nuovo video dove giocheremo con i dadi. Devi creare il tuo personaggio perché ci approfinqueremo nella stazione internazionale. Perché devi lanciarli come un dado? Devo lanciarli. È il casino. Ok. Oh. E che cazzo è sta roba? Siamo appena arrivati nella stazione. Però devi ancora fargli creare il personaggio. No, nella stazione spaziale internazionale si aprirono le porte. E come ti chiami? Bella Regaz. Come ti chiami? Latin Hot. Bella Regaz, sono Latin Hot e sono una tartaruga. Vabbè, siamo nello spazio, ci sta. Posso anche fare una roba filosofica, sì. Tipo sì, che arde evidente. Lancio il fuoco. No! Sono una tartaruga che lancia il fuoco e ho un sacco di occhi, vedo dovunque. Quindi vedo 360 gradi. No, era Franco. Sei una tartaruga con occhio. Cosa cazzo fa la tartaruga? Non lo so. Benvenuti nello spazio. Devi lanciare tre dadi. Sì. In realtà di cui uno lo scegli da queste tre, ma non lanciandolo, proprio fai prendi questo. Scegli uno a caso. Uno da questi tre. E poi lanciamo tutti questi nove che sono la nostra storia. Vai. Questo. A ok, caso. Poi. Questo. Ok. Però. Lanciali. E poi diventerà l'intro. L'inizio della storia. L'intro di questa puntata. Abbiamo una chiave, due tipi che si menano. E beh, Latinotte. Latinotte. E Dread in questo momento è ancora nella navicella. Sì, non è sceso, si è sceso. Sì, tanto Roland è Franco 126. Quindi esci fuori da. Sei uscito fuori. Esco fuori, sì. E comincio a fluttuare. Collegato. Sono veramente ammaliato da questa tartaruga. Lì c'è una porta, ragazzi, apriamola. O la chiave. Ma sei fuori nello spazio. Come ci fa ad essere una porta fuori nello spazio? È un buco nero allora. Con una chiave. È la mia chiave, ragazzi. Quindi sei nello spazio con noi o senza di noi? Siamo tutti amici. Io non sono amico di una tartaruga. Signor Capotreno. Lei è mio amico. Sì. Allora mi segua, che le faccio vedere il buco nero. Come lo apriamo questo buco nero? Voilà, ho la chiave. Corriamo nello spazio. Vai. Voilà, ho le mie chiavi qua con me. Devo aprirlo io? Apriamolo insieme. No, queste sono le mie chiavi. Ma queste sono le mie chiavi! Vaffanculo! Schivato, no! Oh no, ma mister Latino Hot, le fiamme! Ma si può sputare nello spazio? Ed è una sfida intergalattica. Ma perché mi hai sputato sul set? Hai sputato sul set? Marrano. Mentre loro stavano nello spazio e Ronald McDonald era rimasto sull'astronave. Un UFO che lancia missili. Sì, da Saturno. Allora, mentre Roland guarda questa bellissima scena di una tartaruga con mille occhi che picchia il suo amico Franco 126 con crisi di identità, neanche fosse Howard. Io mi sono guardato un po' il clima intorno. La smetti di fare gestacci? E ho trovato dei sarcofagi con un sacco di alieni. E io cerco di dirti: Franco, è una trappola! Ste cazzo di tartarughe ci vogliono pestare. Quindi comincio a indagare per trovare un metodo per salvare Franco 126 da questo arduo combattimento davanti a un buco nero con una chiave. E intanto guardo questo quadro strano, ok? Perché voglio dare una mano a Franco 126. Decido di sparare un missile in faccia a una tartaruga spaziale. Per sbaglio però, perché c'è un pulsante rosso con scritto Don't Touch e sotto Don't Panic, che dice ma sono confuso, aspetta un po', sono in panico, premo missile. Arriva verso il tuo buco nero. A sentire il finale di stagione accadde che... Allora io ti ho lanciato dei missili e sono rinchiuso a cercare David, che dir si voglia, in mezzo a dei sarcofagi con degli alieni. Maurizio lancia i missili. Per salvarsi, l'uomo tartaruga decide di fare luce sul buco nero
ed aprire con la chiave quella porta che lo teneva dentro. L'uomo tartaruga e Franco 126 vennero risucchiati dal buco nero. Scusa. E non rimase nessuno a fare la chiusa. Sì. Anche l'ultima tassella della storia. Però il buco nero, come si sa, risucchia tutto e tutti, per cui tutti vennero risucchiati dal buco nero, mandandoci in un'altra dimensione. Che fai stasera? Allora, smetti di provarci con il mio videomaker. È singolo, quindi potete anche uscire stasera. Ti lascio il mio numero di telefono. Ti va? Puoi annuire se non devo dire per forza tanta voce. È un asteroide. Andiamo alla scoperta del buco nero. Sta leggendo? Un asteroide colpì e rimbalzo dove? La Terra. Non si sa dove sono andati, ma la Terra non esiste più. No! È come se fosse un Big Bang 2.0. Non si sa dove. Non si sa dove. Tu sei ancora vivo. La creeremo noi la Terra. Bene ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Back in the 90s I was famous very in a TV show. Wow! Sono latino hot sul serio io, eh. Non scherzavo mica.